Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Piaciuta questa sigla? Dite la verità. So di avervi stupito, ma per voi cerco solo i pezzi migliori. Non chiedetemi come l'ho trovato, come ci sono finito, ma quando l'ho visto ho detto, beh, devo assolutamente farne qualcosa, devo assolutamente farla ascoltare a tutti. Comunque, niente, detto questo, ben ritrovati a tutti quanti. Come al solito siamo qua in diretta nella nostra seconda diretta settimanale per vedere un po' che cosa succede nel mondo Bitcoin. O meglio, cosa combina Bitcoin? Che ha iniziato questo ritracciamento, dobbiamo un po' capire come comportarci, se è il momento di iniziare a coprirci, se è il momento magari di cercare una posizione long sfruttando questo piccolo ritracciamento. Quindi capire un po', ecco, se la prospettiva attuale è quella di continuare a ribasso, perché il falso break che ha fatto effettivamente non è certo una cosa bella, oppure se è soltanto un attimino di assestamento prima di nuovi massimi come al solito, quindi se ci continuerà a viziare. Poi ci sono un paio di notizie interessanti prese un po' da questi giorni, fresche, da commentare insieme, e poi come sempre c'è la parte bella, ovvero le vostre domande. Quindi vi voglio più carichi che mai. Qualcuno vedo che già sta chiedendo: hai visto il pump di BAT? Sai da cosa è stato causato? Ogni tanto butto un occhio alle vostre domande, lo so bene, lo vediamo tra poco, è proprio una delle notizie che vi ho selezionato. Allora, io inizio a fare la nostra rassegna stampa, voi iniziate subito a scaldare la situazione con le domande. Eccoci qua, Grayscale che lancia 5 nuovi investment trusts, quindi questi suoi fondi che nei quali lui acquista il sottostante, quindi la cripto, come con Bitcoin, con Ether e altri che aveva già, e va a vendere delle shares, quindi delle azioni, delle quote di fatto al pubblico, ok? Quindi l'investitore interessato a investire in queste cripto può utilizzare strumenti come Grayscale, come i trust di Grayscale, per evitarsi tutte le menate della custodia, cioè tutto è più agevolato dal punto di vista fiscale, perché Grayscale comunque è compliante, emette dei report, insomma non c'è bisogno di impazzirci dietro, quindi per un investitore di grosso calibro sicuramente interessante. Perché è pompato BAT? Perché uno di questi nuovi trust è proprio il Basic Attention Token Trust. Quando l'ho visto ho detto what the fuck? Cioè perché? Cos'è successo? E comunque questo è il motivo. Poi c'è quello di Chainlink, che lo capisco già di più. Decentraland, che lo capisco anche lui abbastanza, vista la FOMO degli NFT. Filecoin, che non mi ha mai detto niente di che, forse vale la pena che la studi. E Livepeer, che non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Non so voi. Infatti oggi ridendo ho detto, bene, preparatevi che il prossimo trust sarà il Grayscale Shitcoin Trust, perché ormai vedo che sta tirando dentro di tutto. Perché gli altri trust, oltre a Bitcoin ed Ethereum, c'è Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin e poi il Large Cap Fund, che è appunto una sorta di ETF sulle cripto a maggior capitalizzazione. Però, boh, Bitcoin Cash, dai, non lo so. Vabbè, se c'è domanda, loro giustamente fanno il prodotto da vendere ai clienti, non li biasimo di sicuro. Poi, seconda notizia, Kraken che vuole fare l'IPO nell'anno 2022, quindi l'anno prossimo, dopo che Coinbase ha un po' aperto le porte a questo nuovo trend, potremmo chiamarlo, perché secondo me anche questo diventerà un trend, ovvero il fatto che le aziende che operano nel settore cripto si quoteranno in borsa una dopo l'altra, non tutte chiaramente, però quelle un po' più istituzionalizzate, passatemi il termine, credo che una dopo l'altra le vedremo quotate in borsa. Io mi aspetto appunto Kraken, poi altri exchange principali, mi aspetto quelle aziende tipo anche BlockFi, non mi stupirebbe vederlo quotato in borsa, quelle che comunque hanno sempre tenuto un po' quel timbro più istituzionale. Ecco, magari se hanno sede in America hanno anche la strada un po' agevolata, se già hanno fatto tutte le procedure per la compliance, quindi non vedo motivo per cui non dovrebbe accadere. Questo è sicuramente un passo avanti per il mondo delle cripto, perché lo sdogana un po', attira altri investitori e comunque fa parlare di sé, perché ricordiamoci che Coinbase adesso, secondo le ultime valutazioni, ha una capitalizzazione di 113 miliardi, mica poco, mica da ridere.
Kraken, anche i Toro, non so se avete sentito, non è direttamente legato al mondo cripto, però in parte sì, anche i Toro verrà quotato, farà la sua IPO tramite una SPAC, quindi tramite un intermediario, perché comunque è un'azienda ancora piccola, e la sua valutazione è 9,6 miliardi. Kraken, anche lui dovrà essere un po' valutato nelle private sales, perché ci sono già delle vendite private di azioni in corso, nelle ultime è valutato anche lui 10 miliardi, solo che il CEO ha detto no, è troppo poco, io l'IPO la faccio, ma se mi si dà una valutazione sensata. Beh, vedremo, staremo a vedere. Nel frattempo seguiamo Coinbase, che sarà un po' il primo caso importante. Poi, ultima cosa, sulla quale poi magari farò un video, perché molti di voi mi chiedono sempre ma le SeFi, che ce ne sono altre, ne vorresti parlarne di altre, così cos'ha? Ecco, io vorrei fare un video più omnicomprensivo forse, dove parlo un po' delle luci e delle ombre delle SeFi e delle piattaforme di lending, e magari do qualche piccolo indizio per cercare di aiutare a capire quali sono buone e quali no, ok? In linea di massima, perché poi ovviamente è impossibile andare a quantificare il rischio. Però vi anticipo già che questa, di cui ve ne ho già parlato anche mesi fa se non ricordo male, si chiama LEDN, è un'azienda canadese, regolamentata e tutto trasparente, vedete c'è l'indirizzo della sede, non è in qualche paese esotico, non è in Est Europa, c'è il team, lo potete vedere dalla schermata team, opera con Genesis Capital, fa il lending tramite Genesis Capital, che è uno dei più famosi lender a istituzionali. Se voi tra l'altro andate sul suo sito e andate a vedere, adesso non ricordo esattamente dove, c'era la pagina Insights, eccola qua, vi fa anche vedere le sue statistiche di dei vari prestiti eseguiti, quindi potete capire un po' cosa ha fatto, come si è mossa. Ecco, la trasparenza è sicuramente una cosa positiva, e poi Genesis è uno dei maggiori, ripeto, lender, perché comunque ha superato tutti i test di compliance americani, che sono quelli più rognosi di tutti. Poi addirittura ci sono le proof of reserves, che sostanzialmente sono delle sorte di audit esterni, chiamiamoli in questo modo, che vengono eseguiti da un accounting firm, quindi un'azienda che fa questo di mestiere, e un paio di volte l'anno mi pare va a controllare. Addirittura io come cliente posso andare a verificare che in quell'audit ci sono i miei fondi, ci sono delle stringhe che mi permettono di fare delle verifiche di questo tipo. Comunque non vi volevo cioè in realtà sì, un po' ve la volevo shillare, però lo scopo di questo video non era fare la marchettata, anche perché non sono sponsorizzato né niente, vi shillo solo come sempre il mio referral link, che ve lo lascerò nel video, nella descrizione del video, se vi interessa la piattaforma, oppure aspettate pure che ne parliamo meglio e magari vi faccio un po' l'elenco di delle cose interessanti o meno delle varie piattaforme di lending, perché è un mondo molto oscuro e molto rischioso se non si sa dove guardare. Nel frattempo Bitcoin che combina? Sta bottomando? Vediamo. Bene, niente, io ho finito la mia carrellata di notizie e cose da dire, adesso torno un po' da voi, ascolto un po' voi. Allora, vediamo un po', parto dall'alto come al solito. Buonasera Luca, come stai? Quando ci leviamo il Covid dalle balle, facciamo un mega raduno? Guarda, magari, anche se adesso non so quando potremmo farlo, perché già la Crypto Conference è stata rimandata ancora a novembre, quindi figuriamoci, secondo me per quest'anno va abbastanza male. Ciao Luca, potresti dare un occhio a Matic? Come ti sembra la situazione? Andiamo a darci un'occhiata a Matic. Allora, qua non so se sì, ce l'ho, l'avevo aggiunta. Ecco, guarda, ti ricordi cosa abbiamo detto le ultime volte? Poi non ci siamo più aggiornati, però eravamo rimasti con un livello di supporto esattamente qua a 628 sat, ok, il precedente top. Al momento, questo è il grafico di 4 ore, tale supporto è stato confermato e addirittura possiamo dire che si è un po' spostato in alto, vedete, perché una cosa furba da fare quando un'area, un livello chiave viene ritestato in futuro, quindi partiamo che ce l'abbiamo qui, abbiamo il supporto e il pool di domanda qua sopra fino alle shadow, poi
andiamo a vedere come ci comportiamo in futuro. Bene, attingiamo, ripartiamo. Ottimo, andiamo ad aggiornarlo, perché comunque nel tempo conviene sempre guardare dalla fine verso l'inizio per andare a vedere quali livelli sono ancora validi. E nel nostro caso, ovviamente, partendo dalla fine, abbiamo come prima questa area qua. E visto che bene o male si sovrappone al vecchio supporto, noi andiamo a fare un'iterazione e lo andiamo a spostare esattamente qui. Questo è il nostro attuale supporto con tanto di pool di domanda sottostante, eccolo qua. Poi sopra, al contrario, abbiamo un'area di resistenza con pool di offerta soprastante che è esattamente qui. No, non volevo cambiare il colore della linea, ma dell'area in rosso, eccola. E quindi in sostanza questo è Matic al momento, con un bel macro bullish come ci piace tanto. D'altronde Matic sta facendo tante cose, nel senso è un layer 2 molto utilizzato, sta spingendo abbastanza. E quindi ci sta che i fondamentali sono bullish, il grafico è bullish, cercare il long è assolutamente sensato. Quindi qua ci sono due tipologie di scenari: lo scenario da range, che ci siamo ancora dentro, quindi andare ad attingere dal pool di domanda che sta alla base del range, oppure lo scenario di breakout e retest solito. Questi sono i due approcci che io tipicamente vado a seguire in una situazione come può essere questa. Bene, procediamo. Ciao Luca, qualche azienda italiana nel settore che potrebbe assumere, tipo Young Platform o The Rock Trading? Guarda, non lo so, prova a vedere, prova a mandargli una mail, magari chiedi. Io credo che in questo periodo siano tutte un po' in crescita, no, queste aziende. Secondo me scrivergli una mail non ti costa nulla e magari trovi una bella opportunità. Io lo farei se cerchi. Sempre bello arrivare e trovare una nuova canzone su Bitcoin. Ah, ma io ho un repertorio che non avete idea, cioè la volta che facciamo un DJ set, cioè vi faccio un'ora di DJ set con queste canzoni trashissime, tra l'altro. Ciao Luca, puoi dare un'occhiata a BAT? Ho visto che oggi ha fatto due mega candeloni verdi, ieri e oggi in realtà. Sì, proprio per la notizia di Grayscale che abbiamo visto poco fa. Allora, andiamoci a dare un occhio al nostro BAT, che però io non ce l'ho più nella watchlist perché l'avevo scartato completamente. E di fatto, tra l'altro, mi ricordo, ne parlavo oggi con qualcuno su Discord, che dicevamo: minchia, ma come mai BAT ha fatto sto pump e poi abbiamo visto la notizia, ma come mai è stato listato da Grayscale? E mi dicevano: eh sì, perché ti ricordi che adesso Brave voleva fare un DEX, voleva fare cose, e in effetti è vero, mi è tornata in mente questa cosa qui. In ogni caso, il grafico di BAT dovremmo forse un pelino aggiornarlo. Facciamo una cosa, facciamo pulizia totale, partiamo da settimanale e lo riaggiorniamo come Dio comanda. Allora, primo livello chiave abbiamo questo bottom qui, che al momento ce lo siamo ripresi, quindi questa candela settimanale è una candela di potenziale low reclaim, come si suol dire. E poi abbiamo quest'area qua sotto, che al momento è questa, l'area di domanda. Quindi questo potrebbe essere un papabile entry, però capite bene che non sarà immediato, perché qualora domani ci trovassimo già qua, insomma, mi puzzerebbe un po' di falso movimento domani o dopodomani. Quindi nell'ipotesi che non vada a fare un altro pump a rialzo, che altrimenti questo è completamente perso, questo livello, se corregge piano piano e va a riprendere un po' quest'area, questo pool di domanda, allora ci può stare come possibile entry. Sul settimanale questo è un po' il quadro della situazione, perché poi a salire abbiamo un'area che è un po' strana, perché c'è questo livello qui, quest'altro livello qui che è bello, vedete, puntiforme, quindi importante, e questa zona che è anche un po' il point of control, quindi c'è un'area qua, è difficile trovare un livello esatto. Quest'area è un po' la resistenza successiva, tac, questa qui, ok? Al momento facciamola ancora rossa. Dobbiamo vedere, potrebbe essere un'area nella quale andare a cercare l'entry, appunto qualora andassimo a fare un altro pump a rialzo. Adesso stiamo a vedere dove finisce questa settimana e poi da lì si va a individuare un setup che può essere più interessante, perché entrare adesso in una fase di pump del genere è un po' rischiosetto. Abbiamo un livello intraday, perché di fatto si è formata questa piccola area visibile sul
sulle 4 ore, quindi per, anche perché, cioè non è che sia un granché, comunque appena sotto c'è il grosso pool di domanda e poi soprattutto qui c'è una shadow lunghissima, il che la renderebbe valida fin qua in teoria, tale zona di ingresso. Non lo so, non è proprio ottimale, non mi piace granché, però c'è anche questa zona volendo considerarla sull'intraday, altrimenti ripeto, forse conviene fare un attimino sgonfiare questo movimento impulsivo e andare a vedere un po' che succede una volta che si placcano le acque, che livelli teniamo, che livelli invece li abbiamo presi per finta, se questo pump verrà assorbito del tutto. Sapete che poi con le altcoin succedono anche queste cose. Allora, meno male che meno male le tue skill non sono al livello dei gusti musicali. Dai, ma queste intro trash non potete non amarle, sono troppo belle. Ti lancio le rose se la canti a 50.000 follower. Sì, mi date un bel autotune e la canto. Dunque, ciao Luca, poi avevi guardato PiDAO? Scusa se insisto, comunque giusto per info, stanno per creare una Pi ETF chiamato Play con esposizione ai token legati al gaming. Bello, tipo Mana, Sand, Eng, RFox che non conosco e Axie. Bello, bella idea. Guarda, ci avevo dato un'occhiata ma molto superficiale, perché io mi ero solo posto l'interrogativo: l'indice DPI che io sto accumulando va sempre bene o c'è di meglio? Alla fine avevo scelto DPI, sai, ti dico la verità, e allora non l'ho più approfondito, però ne vale la pena, ecco, mi sembra che ne valga la pena. Ciao Luca, conosci il token FI? Da qualche giorno è listato su The Rock, l'avevo già sentito in passato ma non lo conosco bene purtroppo, mi sa che me lo devo segnare. Voglio il titolo. A proposito, le canzoni che ho messo all'inizio sono sul canale YouTube che si chiama One, scritto 1000 come 1000 ma scritto in parola X, che sta per 1000 per, che è il pump che dovrebbero fare le altcoin. Vabbè, dunque, ciao Luca, quale exchange scegliere per posizioni medio e lungo termine senza spendere troppo in fee? Grazie, ma guarda, io ti direi occhi chiusi Binance, perché comunque come fee è quello assolutamente più competitivo. Sullo spot tu hai lo 0.1, se paghi in BNB 0.075, se usi il mio referral link hai un ulteriore 20% di sconto per sempre, e quindi come fee secondo me non c'è paragone. Sicurezza ottima ovviamente, e ci sono un sacco comunque di coin acquistabili. Certo è che se è una posizione di hold è brutto un po' lasciarle sull'exchange, quindi da bitcoiner ti direi prelevale sul tuo wallet, però scherzi a parte, assolutamente Binance. E Sanremo zitto, eh sì, assolutamente, prima live mi regali sta perla, benvenuto così. Allora, buonasera Luke, ho visto che anche te usi Venus, che ne pensi della perdita di valore di VAI? Pensi sia una buona idea acquistarne qualcuno ora in attesa della risalita al valore del dollaro? Bisogna fare attenzione a queste cose, perché potrebbe essere un attimino rischioso. Dunque, dov'è che si può vedere l'andamento di VAI? Volevo vedere se c'era un grafichino, però mi sa di no, mi sa che ci diventiamo matti qua. Dunque, qui non te lo fa vedere, forse su CoinMarketCap, non so se c'è abbastanza storico. Dunque, vai, non c'è neanche, benissimo. Sì che c'è, infatti, mi sembrava strano. Dunque 0,090 addirittura, non benissimo questa cosa. E guarda, ci sono sicuramente delle opportunità di arbitraggio, adesso ci potrebbe tornare, però non me la sento di dirti che conviene farlo, perché è un po' più complicato il meccanismo di VAI, quindi non è così scontato che possa tornare subito al dollaro, ecco, visto che comunque non è neanche estremamente liquida. Io personalmente non trarrei conclusioni affrettate, ecco. Saluti dall'Argentina, sempre sul pezzo, grande, mamma mia l'Argentina, che spettacolo. Dai uno sguardo al pampone di HBAR? Assolutamente sì. Allora, tra l'altro ultimamente ne ho sentito parlare abbastanza spesso. Allora, HBAR ha preso qualsiasi resistenza, se le ha mangiate tutte quante, dalla prima all'ultima, e al momento si è lasciato alle spalle solo quest'area, questa qua, tac, come supporto.
Dunque, al momento c'è questo possibile top locale, perché di fatto qui ha fatto una candela di top, teoricamente, perché qua già, l'ha già ingolfata, se l'è già rimangiata, quindi mi aspetto un po' di correzione, o un po' di, scusate, un po' di lateralità, o un po' di correzione, pertanto si potrebbe tenere d'occhio quest'area, 460 sat e dintorni. Poi sul settimanale possiamo andare a vedere se lo storico ci regala qualcos'altro, ma guarda, ci regala una confluenza esattamente lì, se ci facciamo caso, tac, proprio 466, quindi è un'area sicuramente interessante. Sul settimanale storico abbiamo anche un po' di liquidità qua dentro, però al momento vedo che l'abbiamo già un po' presa e dobbiamo decidere cosa farcene. Niente male HBAR, tra l'altro li ho iniziati a seguire su Twitter perché mi avevi convinto a seguirli e ho dato un'occhiata ed effettivamente sono un progetto interessante, stanno facendo tante cose. Poi ciao Luca, innanzitutto grazie per il tempo e l'informazione che ci dai. Volevo chiederti cosa ne pensi della multichain Beefy e la coin Beefy. Grazie. Ma guarda, ti dico la verità, Beefy adesso sta soffrendo un po' la concorrenza, perché non è più l'unico, all'inizio era l'unico, no? E quindi si sta inventando queste cose molto carine, anche rischiose, perché ha messo dentro dei farm che sono un pelino rischiosi, non per tutti, quindi attenzione a utilizzarlo. Però è sicuramente un progetto interessante, ho visto che recentemente ha ricevuto l'audit da parte di, non mi ricordo chi, forse Certic, comunque ha ricevuto un altro audit, quindi è sicuramente un buon progetto. Con che criterio Grayscale ha scelto i nuovi trust? Mi verrebbe da dire a caso. Guarda, a me viene da dire in base alla domanda, perché non so cosa, cioè che senso può avere Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, cioè, ma parliamone. Completamente insane. Live Peer non lo avevo mai sentito, nemmeno io. Dovrebbe essere un competitor di Theta. Theta potrebbe risentire di questa mossa di Grayscale, ma guarda, secondo me Theta se ne frega, ma alla grandissima. Cioè, visto come sta andando e viste le partnership che sta stringendo, visto l'ecosistema suo che sta crescendo di brutto, direi che Live Peer è proprio l'ultima coin che si va a guardare in faccia. Andiamolo a vedere sto Live Peer. Io sono curioso di vedere che cos'è adesso. LPT. Allora, rank 224, infatti non a caso, guardate che roba, cioè $5 ha pompato ha fatto per 4 solo per la notizia di Grayscale. Guardate il volume, cioè non so se lo vedete, guardate che roba. Adesso ve l'ho zoomato troppo, ma il volume, cioè praticamente il volume di oggi è pari a tutto lo storico del volume di LivePeer da quando è nato a oggi, incredibile, non lo so, io vorrei proprio davvero sapere che cosa avrebbero trovato in questa coin. Vabbè, chiusa la parentesi. Ciao Luke, spero tutto ok, grande. Esco ora dall'intero corso trading consapevole che hai fatto, grazie mille, un sacco di info, ma grazie a te, è veramente un piacere. Tra l'altro, al di là del trading, avete visto che ieri ho fatto un corso super concentrato sull'investimento a lungo termine. In realtà un corso, sono 4 metodi che vi ho un po' esposto, però magari qualcun altro ve li avrebbe fatti pagare, non lo so, io ve li ho regalati come al solito, perché vi voglio bene. Ciao Luca, hai visto il pump di BAT? Assolutamente sì. Cosa combina Bitcoin? Niente, non ha fatto niente, ci vediamo domani. In realtà adesso, proprio adesso si sta muovendo, quindi dobbiamo vedere, perché è alle prese con la resistenza principale. Adesso dobbiamo vedere come la va ad approcciare questa resistenza e se rimane una resistenza oppure se viene recuperata, perché poi è da lì che dipende tutto. E tra poco vediamo anche quali scenari tenere d'occhio in base all'andamento. Ciao Luke, prima live da sotto la doccia, ottimo, direi comodissimo, spero che lo stai guardando, lo smartphone, il tablet, quello che è, ce l'hai fuori, perché altrimenti è un delirio, ma almeno sotto la doccia le cripto, dai, siete peggio di me a volte. Comunque benvenuto. Ciao Luca, tutto bene? Ormai questo tutto bene è diventato il nuovo mantra. Sto cercando i provider ottimali per far girare una strategia di scalping come quella che hai presentato in un tuo video. Quali sono secondo te le soluzioni migliori per risparmiare fee? TradingView Hub non si può più usare con Binance, grazie. Guarda, io ti dico solo una cosa, fai attenzione ai provider che utilizzi, perché sono dei possibili punti deboli, quindi se vengono hackerati è un casino.
fai attenzione all'usare poco capitale, se ne usi uno gratuito. Se inizi a usare un capitale importante, guarda molto alla sicurezza delle piattaforme. Dunque, alternativa TradingView Hub, cosa c'è per fare andare una strategia su TradingView, cioè che collega TradingView a Binance? Dunque, non lo so, sai, mi viene da dire Tricomas, ma è a pagamento, Mudrex è a pagamento anche lui. Sai che non lo so se ce n'è uno gratuito. Se qualcuno di voi lo conosce, cortesemente ce lo potrebbe scrivere in chat, che così lo condividiamo. Ciao Luca, grazie per insegnarci tutto ciò che sai su questa rivoluzione in corso, è un piacere. Volevo farti la solita domanda su una shitcoin, Polka Bridge, cosa ne pensi? Allora, non lo so, non ti so rispondere purtroppo, mi dispiace. Polka Bridge, che è? Mi sembra una roba che usa il nome di Polkadot impropriamente, così a naso. Tutte le polka di solito vanno a finire in polka vacca. Parto a bomba, Luke. Cosa ne pensi di Tomo Chain e LuaSwap e la IEO di Casper Labs? Analisi su TXL? Non so nulla, no. Allora, scherzi a parte, Tomo Chain l'ho già sentita nominare, ma non la conosco. LuaSwap mai sentito nominare. La IEO di Casper Labs me l'avete chiesto in tanti, ma io sono stato poco diligente e non ci ho guardato, quindi colpa mia. E TXL non so veramente che cosa sia. Allora, Tomo Chain secondo me è anche, esatto, su Binance, quindi vediamo il grafico, così almeno qualcosa dico e non faccio proprio scena muta all'esame di maturità, no? Quando devi far finta di sapere qualcosa, dici: sai, ok, bene, parliamo di questa cosa qui, l'unica cosa che so, e perdiamo un po' di tempo lì. Il grafico è brutto, ok? Lasciamelo dire, perché anche sul settimanale vedo che comunque è molto irregolare, è fatto di pump e dump, e al momento è un po' incastrato nella zona di bottom. Fermo restando che non conosco il progetto, sinceramente non è uno di quei grafici sui quali andrei a prendere posizioni speculative, proprio perché il macro non mi piace, è laterale con tante anomalie, c'è di meglio. Bene, me la son cavata così. Comunque Luke, io ti ammiro per una cosa, fai live da più di un'ora e non ti ho mai visto fare un sorso d'acqua. In realtà il bicchiere ce l'ho in caso in cui mi mancasse l'aria o dovesse andarmi di traverso qualsiasi cosa, però non, effettivamente hai ragione, non l'ho mai usato. Ciao Luca, uno spunto abbastanza figo, tracciando due ventagli di GAN, collocando nei vertici uno discendente a 100k e uno ascendente a 0 dollari il 30 marzo, le varie linee beccano tutte le ultime onde rialziste del Bitcoin. Allora, i vertici, uno discendente a 100k e ha sempre il 30 marzo? Dunque, vediamo, non ho mai usato, credo, il ventaglio di GAN. Vediamo se riesco a fare la mia figuraccia anche qui, attenzione, ci divertiamo oggi. Ventaglio di GAN, eccolo, il 30 di marzo a 100k, mamma mia, dov'è? Dove? Ancora più su, è qua, 100k il 30 di marzo, e poi però dove lo vado... Dove lo vado a... Come si usa questa cosa? Come si usa il ventaglio di GAN? Oddio, non lo so. E cosa dovrebbe fare? Dovrebbe congiungere le ultime onde... Ma io sapevo che il ventaglio di GAN, se non erro, lo si va a mettere in un ultimo movimento sul trend in essere. Quindi, ad esempio, io vado a prendere... questa trend line, no? Questa qua che parte da qua e va su così, e ci metto l'1. E poi in teoria lui dovrebbe andare a designare delle aree che possono, cioè se il trend accelera ovviamente va a prendere queste altre aree, se il trend decelera o le perde o va a prendere quelle sotto, però di fatto non mi ha mai aggiunto niente di particolare alle analisi e quindi non l'ho mai utilizzato. Non so se qualcuno di voi è un utilizzatore del ventaglio di GAN, non lo so, se mi potete dare qualche dritta. Buonasera Luca, dai che si shorta a 58, ma se continua così mi sa che ce lo sbrana lo short, ciao Luca, ieri ho iniziato un pack così distribuito, Bitcoin 70%, Ethereum 25%, altcoin 5%, mi sembra abbastanza equilibrato.
Periodicità 15 giorni. Poiché posso investire massimo 30 euro ogni 15 giorni, ho subito avuto problemi ad acquistare la quota di Ether, 7,5 euro, perché l'ordine minimo su Binance è 10 euro. Ho pensato di risolvere acquistando Ether mensilmente, ma come posso risolvere per le altcoin? Guarda, hai ragione anche tu. L'unico modo è proprio di abbassare un po' la periodicità, di andare anziché ogni 15 giorni, di farlo mensile. Non ti cambia molto dal punto di vista del prezzo medio. E avevamo anche fatto una simulazione che lo dimostrava. Avevamo provato quello settimanale addirittura e quello mensile e non c'era praticamente differenza. Quindi ti direi di non impazzire dietro alla periodicità veloce, soprattutto con un capitale basso, perché ti vai a creare soltanto del casino. Riguardo alle altcoin, non lo so, potresti inizialmente o mettere la percentuale in Bitcoin e poi ogni tot, quando hai la quantità minima, andare a convertire quella percentuale in alt secondo il tuo portafoglio, quindi fare una sorta di ribilanciamento prematuro. Oppure aspettare, anche lì accantonare la liquidità e aspettare di fare un ingresso non ogni settimana, ogni mese, ma ogni due mesi, quando insomma raggiungi la quota minima. Perché di fatto non ci sono exchange che ti permettono di acquistare un euro di altcoin, che io sappia. Buonasera, anche se simile a Synthetix, ci parlerai di Linear? E me l'avete chiesto in un po' anche questo. Io vi volevo parlare di Synthetix, però quasi quasi si può fare. È una sorta di Synthetix sulla Binance Smart Chain Linear, per chi se lo stesse chiedendo. Ciao Luca, ti seguo da tanto ma questa è la mia prima live. Benvenuto Valerio, un piacere. Complimenti perché mi metti sempre di ottimo umore con il tuo carisma e solarità. Sì, bisogna prendersi bene e gasarsi. Ti faccio una domanda: che ne pensi della questione Reef Alameda? Di chi è la colpa? Cosa conviene fare per chi è già dentro? Guarda, io ti dico la verità, dal punto di vista dei fondamentali del progetto non credo che cambi nulla, nel senso è magari un movimento speculativo di breve termine, ma cioè se tu credi nei fondamentali di Reef non è certo questo che deve farti cambiare idea, lasciamelo dire. Poi sulla questione io ti dico la verità, tra i due secondo me è più... dire nel torto è sbagliato, però ha fatto più la cavolata Reef, perché io l'ho vista in questo modo. Alameda si è messo in contatto con Reef perché voleva fare un acquisto grosso over the counter di token, no? Che doveva essere di 60 milioni di dollari, e hanno detto bene, facciamo 20 milioni subito e poi nel tempo andiamo a scaglionare il resto dell'acquisto senza lock up, quindi token acquistati e potevano dumparli istantaneamente, e già quello è un errore. Cioè io Reef, comunque arriva uno che mi chiede di fare un investimento del genere, tra l'altro a sconto l'hanno fatto, se non ho capito male al 20% di sconto al prezzo over the counter, e non gli fai il lock up, cioè il rischio dump è abbastanza importante, soprattutto se parliamo di Alameda che è una trading firm, è un market maker, cioè fanno profitto per lavoro, loro non fanno beneficenza, cioè non gliene frega niente che un progetto, cioè oddio, se investono in un progetto sì, gli importa che cresca, però a loro importa fare del profitto, ok? Quindi era abbastanza, secondo me, non dico scontato, ma probabile vedere almeno una parte di dump come copertura della posizione o qualcosa di questo tipo. Quindi loro hanno subito, gli hanno dato i 20 milioni impazienti di scrivere sul blog sì, investitori Alameda per pompare la coin, e poi Alameda appunto li ha spostati su Binance, non si sa cosa ci volesse fare, probabilmente voleva coprire parte della posizione giustamente, e allora Reef gli ha detto no, ma però no, non va bene, però il fatto è che non è, nell'accordo non è che hanno detto c'è il lock up dei token, e quindi loro di fatto potevano damparli, si sono incavolati, hanno iniziato a litigare, bisticciare, così cosa, poi non so com'è finita esattamente, botta risposta, è stato un po' ridicolo quasi. Però, ripeto, Alameda sicuramente non è stato galante, poteva comportarsi meglio, però secondo me tra i due la stupidaggine più grossa l'ha fatta Reef, che insomma è stato un po' ingenuo, ecco, non è stato all'altezza della negoziazione. Bene, poi, dove siamo finiti? Qua. Consiglio di tenere d'occhio Popsicle Finance. Progetto ancora in fase embrionale ma molto interessante, in collaborazione con la multichain di Cronje, Phantom e Tether. Ovviamente do your own research.
Popsicle Finance, interessante. Io oggi avevo visto invece nei miei vaneggiamenti sempre sulla DeFi, Inverse Finance, questo qua, che è nuovo, credo. E, è curioso perché introduce dei pool dove in sostanza tu vai a investire una coin, vai a mettere nel pool una coin e farmi un'altra. Tipo, tu vai a mettere DAI, ok? E ottieni WBTC, figata. Però attenzione, non è auditato, quindi non fate APIN, come si suol dire, ovvero di fiondarsi dentro ciecamente, ma è meglio aspettare. Io personalmente aspetterò. Però è interessante come progetto. Ecco, c'è anche il suo token, ho visto, e lo sto seguendo anche questo. Lo sto approfondendo perché penso ne può valer la pena. Allora, Burger, c'è anche Burger Swap, è vero. Ciao Luca, come stai? Fondamentale, bene, grazie. Comunque, quando parli di copertura long intendi sempre in leva? In realtà, cioè, sì, ma non per andare a operare speculativamente, ma solo per depositare meno capitale sull'exchange. Io di solito uso una leva che va da 2 a 5 a seconda poi della situazione, e ovviamente se rischio la liquidazione poi la vado ad abbassare e vado ad aggiungere del margine, perché non voglio certo farmi liquidare. Dunque, siamo qua. Questa l'ho già letta. Oh, mi sa che mi è risaltata sopra. Ah, ecco, giusto, un'altra notizia che non vi ho detto. Grazie per avermela ricordata, Andrea. Ti volevo chiedere, Alfa Omora, adesso che è live sulla Binance Smart Chain, volevo entrare con BNB Stable. Ma qual è la possibilità di venire liquidato? Ho visto il tuo video, ma volevo sapere i casi e le probabilità. Bravo, hai fatto bene a ricordarmelo. Allora, BSC... eccolo qua, è questo. L'avevo già guardato oggi. Dunque, colleghiamo il nostro wallet, perché altrimenti... No, non è vero, ci fa vedere tutto lo stesso. Allora, che cos'è Alfa Omora? Per chi non lo sapesse, è una piattaforma di DeFi che permette di fare yield farming in leva. Tra l'altro ho scoperto che su BSC c'era anche Alpaca Finance che fa la stessa cosa, però adesso secondo me con Alfa Omora avrà vita difficile. E insomma, vabbè, lasciamo stare, non voglio parlare di Alpaca oggi, anche perché non so se è sicuro o meglio, ci ho giusto dato un'occhiata veloce. Tornando ad Alfa, in sostanza quelli che vedete qua sono i pool di PancakeSwap con degli APY iper mega pompati, perché qua si va a operare in leva, ok? Cosa vuol dire in leva? Vuol dire che tu puoi andare a farmare su questi pool, esempio BNB Boost, in leva 3, ovvero tu metti 100 e prendi in prestito 200 da, mi pare, Venus. Da dov'è che andava a prendere il prestito? Dunque... borrowing interest qui non me lo dice, però se non erro il prestito era preso da Venus o forse dalla sua, no, perché l'Iron Bank non l'ha ancora migrata, se non erro, sulla BSC, quindi dovrebbe utilizzare Venus, altrimenti si può andare a depositare i BNB per trasformarli negli IBBNB, cioè interest bearing BNB, e ottenere un APY del 28%. In sostanza, in questo modo si va a dare liquidità alla piattaforma ed è una sorta, ecco, di Iron Bank parziale, diciamo così. Non è come quella che c'è su Ethereum. L'Iron Bank, per chi non lo sapesse, è la piattaforma di lending interna ad Alfa Omora, perché inizialmente su Ethereum utilizzava soltanto Aave per prendere i prestiti, poi ha iniziato a usare Aave e Cream è quello che aveva l'Iron Bank, e poi l'ha internalizzata l'Iron Bank e l'ha fatta un po' sua, e così ottimizza poi flussi. E ecco, la stessa cosa per ora, l'earn c'è solo su BNB e i pool no, però, quindi penso che non sia un'esclusiva l'Iron Bank, anche se, visto che tutti i pool sono in BNB, probabilmente buona parte del prestito lo fa direttamente Alfa. Vabbè, non voglio divagarmi troppo perché questo non ci cambia il funzionamento della piattaforma, ovvero noi andiamo a farmare un qualsiasi pool che ci interessa e andiamo a decidere quanto prendere in prestito e quanto metterci di nostro, e di conseguenza la leva. Qual è il rischio principale di fare ciò? Attenzione, non usate questa piattaforma se non capite al 100% quali sono i rischi, perché è diverso che usare solo Pancake. In questo caso
state aprendo una posizione in leva e quindi se il prestito che voi andate a contrarre, esempio su BNB Boost, ok, se operiamo in leva 3, supponiamo, mettiamo, qua non, io non ho niente nel wallet quindi non me lo fa fare, però se mettiamo esempio 10 BNB e ne prendiamo in prestito quindi 20, perché di fatto andiamo a operare in leva 3, dobbiamo stare attenti che quei 20 BNB che abbiamo preso in prestito non vadano a valere più di quello che è il nostro collaterale moltiplicato per un certo fattore. Trovate tutti i dettagli nella documentazione, perché ogni pool ha le sue soglie di liquidazione, ma come succede in sostanza, il rischio è che pompi BNB, cioè se pompa BNB, perché vedete che il debito è in BNB, se pompa BNB si rischia la liquidazione. Attenzione a questa cosa, va capita bene. Ho fatto un video dedicato dove ho parlato di Alpha Mora su Ethereum, è la stessa cosa, là era su Ether, qua è su BNB. Mi raccomando, non andate ad aprire posizioni senza sapere cosa state facendo, altrimenti è un grosso rischio. I profitti sono golosi, perché di fatto è una bella piattaforma questa, però mi raccomando, lo ripeto ancora, informatevi bene prima di buttarvi ciecamente. Torno da voi. Dove siamo finiti? eToro è veramente una scammata, e anche a me non piace eToro, a dir la verità, mai usato e mai lo userò, credo, però fa l'IPO, cosa ci devo fare? Mica gliel'ho detto io di farla. Volevo chiederti, per valutare il prezzo di una cripto, che differenza c'è tra capitalizzazione di mercato diluita e non? Bella domanda. Se non erro, quella diluita è quella che prevede già il massimo numero dei token circolanti, mentre quella non diluita prevede solo i token circolanti attuali, quindi quelli sbloccati, ok? Penso che sia questo. Luca, ma PancakeSwap? È bello PancakeSwap, ne abbiamo parlato abbastanza, direi, ciao Luke, cosa ne pensi? Ah, questa l'ho già letta. Quali sono i migliori progetti di insurance? Guarda, ci sono su Ethereum, Nexus Mutual e Cover Protocol, principalmente, che io sappia. Di altri largamente utilizzati c'era su Yearn, ma secondo me Yearn utilizza Cover, se non ricordo male, mi pare proprio di sì. E poi c'è su BSC, si chiama Soteria, qualcosa del genere, aspetta, Soteria mi pare che sia, vediamo, no, forse no, Soteria DeFi, eccola qua, Soteria Finance, infatti, che l'ho già anche cliccata, è proprio lei, è su BSC l'equivalente un po' di Cover Protocol, e molto interessanti come progetti, sia da utilizzare sia da capire, sono complicati, quindi magari ne parliamo in un video dedicato. Poi, hai visto l'articolo sul Sole 24 Ore sulla intassabilità di Bitcoin? Cosa ne pensi? Assolutamente no, devi mandarmelo subito. Intassabilità di Bitcoin, ma qua ogni giorno si dice qualcosa di diverso. Yearn ha mollato Cover, ha mollato Cover. E come si comporta adesso con l'insurance? Cosa utilizza? Sono curioso. Allora, l'EDN non è in Est Europa, non è che sia proprio un dato oggettivo. Le banche di appoggio di Nexo sono in Est Europa. Ok, no, ma un conto sono le banche, un conto è la sede dell'azienda, cioè è diverso, perché comunque le banche hanno una regolamentazione diversa. Aprire un'azienda in Est Europa, se io domani faccio una telefonata, probabilmente l'apro anch'io e non ci sono tanti controlli, era quello il discorso. Mentre un'azienda aperta in America o altrove è ipercontrollata, deve essere compliante a 500.000 cose. Te l'ho girato su Telegram e Instagram, dove lo vuoi, allora ci devo dare un occhio, perché direi che me l'hai già mandato abbastanza volte. Allora, volevo chiederti, per la rendita passiva io uso solo Binance perché non voglio avere altre menate nel gestire N piattaforme, ci sta. Rischio di più a mantenere tutto su un'unica piattaforma o Binance è molto sicuro? Guarda, Binance secondo me non dico che è il non plus ultra della sicurezza, ma quasi, nel senso, se dovessero, cioè io credo che Binance sia
una delle piattaforme più sicure che esistano nel mondo delle cripto. Non so cosa ne pensate voi, ma io credo che ha dimostrato in passato di aver subito degli attacchi e di esserne uscito sempre alla grandissima. Detto quello, la teoria dice che se tu diversifichi è meglio, perché se te ne va a cadere una, tu hai l'altra. Però dipende tutto anche dal capitale. Se si tratta di 1000 euro, non ha neanche senso andare a mettere 100 euro di qua e 100 di là. Alla fine è un capitale più ridotto, ecco. Se si tratta di 10 milioni, allora magari ha più senso. Comunque io ti direi di stare abbastanza tranquillo con Binance. Ciao Luke, finalmente riesco a seguirti per la prima volta in diretta. Grande! Non so se hai visto l'RSI su time frame settimanale di Bitcoin, sembra molto interessante. Che ne pensi? Non l'ho visto, ma lo andiamo a vedere insieme. E nel frattempo qua si pompa. Ale, ale, ale. Vedete che è ripartito. E tra l'altro mi è già sicuramente si è già innescata una parte della mia copertura e adesso vediamo se me la fulmina, vediamo se me la fulmina anche stavolta. Comunque l'RSI mi dicevi su time frame settimanale? Ok, andiamolo a vedere. Allora, RSI, eccoti qua. Vediamo com'è time frame settimanale. Dunque, ci sono delle divergenze perché abbiamo lower high e lower high di nuovo. Adesso c'è da vedere però se andiamo avanti oppure no, però di fatto sembra una divergenza. È vero, bisogna fare attenzione perché c'è questo fattore qua, ecco. Divergenza, RSI, prezzo. È un segnale curioso quello, che spesso funziona, tra l'altro. Dunque, posso farti una domanda scomoda? Hai comprato NFT? No, zero NFT. Io sono assolutamente fuori da questo trend. Sono un boomer. Buonasera Luca, cosa succede? PancakeSwap dice che è bloccato da Ether. Oddio, non lo sapevo, scusa. Andiamo a vedere insieme su Twitter. PancakeSwap è bloccato da Ether. Che significa PancakeSwap? Vediamo un po'. Ce la facciamo, eccoci qua. Allora, DNS è ancora il solito problema. Ma è ancora anche adesso c'è il problema del DNS? Non mi sembra. No, questo è Cream però. È successo, che era, vi ricordate che avevano hackerato il DNS di Cream e di PancakeSwap? Qui non dicono nulla. Non dicono nulla che io sappia. Boh. Stavo guardando con voi, scusate questo attimo di lentezza, però volevo capire che cosa stesse succedendo. Ma mi sembra che sia tutto regolare, o no? Info, overview. Vediamo se c'è qualche... No, questo è... Non lo carica, boh. Non mi sembra... Oddio, qua... Sì, questi sono i dati non aggiornati. È morto da un po'. Niente, non lo so. Mi sembra che sia tutto a posto. Non so se mi sto perdendo qualcosa. Cosa sono i Perpetual Inverse Swap Contract? Bella domanda anche questa. Oggi ve le siete studiate. Allora, MetaMask lo vedeva come malevolo. Ah, probabilmente allora il DNS, ok, se è quello, MetaMask, praticamente l'estensione al suo interno, ha un elenco di siti che conosce e sa essere phishing, e quindi se ci andate vi avvisa. Quindi probabilmente, visto che c'era stato il problema sul DNS di PancakeSwap, è stato implementato nella lista di MetaMask. MetaMask adesso ve lo vede come malevolo e magari vi dice di fare attenzione. Potete magari vuotare la cache o disinstallare e reinstallare l'estensione. Io credo che non dovrebbe più comparire. Spero che abbiano aggiornato la lista, ecco. Dunque, dicevamo, gli inverse swap contract, che cosa sono? Allora, i perpetual, in sostanza, è come se fossero dei future senza scadenza, ok? Quindi il punto di partenza è questo. Un future senza scadenza, teoricamente uno se lo immagina quotato in dollari. Perché? Perché un future è un contratto derivato che va a prezzare l'asset in dollari, ovviamente.
Come fa a essere senza scadenza? Sostanzialmente c'è il meccanismo del funding, che ogni 8 ore, un'ora, dipende da exchange, lui va a trasferire somme dagli long agli short o viceversa per tenerlo ancorato al prezzo del sottostante. Esempio, se Bitcoin è a 57.000 e il perpetual è a 57.500, incentiverà l'apertura di short mettendo il funding che paga gli short da parte dei long. In questo modo si tenderà ad aprire nuovi short e ad agganciare il prezzo del perpetual al sottostante. Perché inverse? Perché è collateralizzato non in dollari ma in Bitcoin. Ovvero tu vai a depositare Bitcoin e apri la posizione sull'inverse swap, che però va a seguire il prezzo in dollari. Quindi quello è lo step successivo che lo tramuta in inverse, per l'appunto. E bene, basta. Chiusa la parentesi derivati. Allora, io quasi quasi adesso andrei a dare un occhio ai grafici, perché qua il tempo vola, siamo già a 52 minuti e quindi assolutamente sì. Dunque, stavo guardando le ultime domande, se era chiara un po' la situazione di MetaMask. Bene, benissimo, ok. Allora, grafici. Ah, guardate che bello, Bitcoin dritto dritto nell'entry della mia copertura short, che è sicuramente stata triggerata, quantomeno in parte, perché l'ho distribuita all'interno esattamente di questo clusterino qua. Fatto sta che questa copertura, qualcuno mi dirà, te sei un pazzo, criminale, furioso, perché al momento di domanda ce n'è. È vero, di domanda ce n'è e non aprirei mai, ma mai e poi mai uno short nudo, come si suol dire, ma io vado ad aprire delle coperture sulla mia posizione, il che vuol dire che io detengo i miei bitcoin avidamente e non me li tocca nessuno, però vado a proteggere la posizione sui miei stessi bitcoin con un piccolo short, come se facessi un piccolo take profit. La regola, la legge che mi sono imposto di seguire in maniera maniacale, senza se e senza ma, è che quando abbiamo un inizio di inversione di struttura, come è stato questo al tempo, tac, come è questo oggi, io vado a iniziare la mia copertura short, ok? Piccolo come size, inizio con un 5% circa e poi eventualmente lo vado a propagare sulla continuazione ribassista se c'è, ok? Quindi questo è il punto di partenza. Al momento, in che situazione ci troviamo? Ci troviamo esattamente in questa situazione, ovvero abbiamo avuto il nostro cluster, l'abbiamo perso, l'abbiamo rotto a ribasso, siamo andati a pescare dall'area di supporto sulle 4 ore, vi ricordate, ve l'ho menzionata un miliardo di volte, secondo me, questa area qui che nasce da questo range, ci abbiamo pescato tante tante volte, abbiamo fatto quello che potrebbe essere un bottom se andiamo a fare il reclaim di fatto di questo livello, è tutto da vedere lì. E quindi la domanda si sta facendo vedere, questa è una cosa tutto sommato positiva per il mercato. Perché? Perché, ripeto, noi al momento siamo a un punto, a un bivio. Da una parte c'è la continuazione ribassista, ovvero il fatto che questo cluster al momento assorbe, viene caricato da altri short, assorbe, ripeto, il tentativo di pump e ci riporta all'interno di questo range o peggio ancora sotto a questo range, quindi sotto all'area di supporto che al momento sostiene il movimento. Il caso bullish invece è il recupero di questo stesso livello, il reclaim in teoria di questa zona qua. Perché? Perché se andiamo sul daily è la candela da dove origina il breakdown, ovvero la perdita del cluster, la perdita della struttura, e quindi se ce lo andiamo a riprendere questo è il bullish, lo scenario bullish, ok? È il caso positivo. Quindi sostanzialmente i casi sono due, ripeto, bullish o bearish, e è il momento in cui si deve decidere. Io ho fatto la copertura short per quale motivo? Perché avevo già aperta la mia posizione long e la mia priorità assoluta è coprirla, fare un piccolo take profit. Nel caso in cui non avessi avuto la posizione long aperta, non avrei mai cercato lo short, perché
perché il macro è estremamente bullish e rialzista. Quindi, semmai, quando ci sono queste flessioni e uno non ha aperta la posizione long, è un'occasione per andarla a costruire un po' alla volta, ok? Questo è il banale discorso. Al momento, se andiamo a recuperare questo livello, possibilmente, o meglio ancora, se andiamo a recuperare anche la zona che abbiamo, da cui ha originato il breakdown, c'è la possibilità di andarlo a cercare poi il long per chi lo vuole costruire. In che modo? Beh, abbiamo il cluster come riferimento. Se andiamo a riprendere qui, recuperiamo comunque una sorta di equilibrio, nel senso questo potrebbe diventare una fase laterale prima di un eventuale ulteriore leg up, e quindi questo è lo scenario a cui stare attenti. Io andrò a chiudere la mia copertura short nel caso in cui andiamo, ripeto, a chiudere qua sopra delle candele giornaliere, oppure a fare nuovi massimi, banalmente, perché è la negazione dello scenario che io sto ipotizzando sul quale coprire. La chiuderei in perdita, sì, è vero, alla fine andrei a realizzare una perdita, ma quando si va a fare un trade, che sia da una parte o dall'altra, bisogna sempre mettere sul piatto tutte le possibilità, quindi dire: io sto coprendo la mia posizione, cosa rischio? Se questo non è un ritracciamento ma prosegue a rialzo, ovviamente io realizzo una perdita, va minimizzata, cercando quindi lo scenario di chiusura della copertura il più sensato e vicino, ove possibile, possibile per l'appunto, per andarla a chiudere in maniera mirata. E questo è, e oggi ci becchiamo il pump in diretta, mi sa, perché mi sembra che abbia voglia davvero di spingere a rialzo. Io mi sto gasando, perché anche se ho la copertura short, la maggioranza della mia posizione è sempre long. Bene, quindi gli scenari possibili, ripeto, sono questi. Abbiamo la possibilità di creare una lateralità sulla quale si può agire poi con tutta calma, perché se adesso andiamo a recuperare qui, poi possiamo andare a cercare il long da queste parti con lo stop loss, ad esempio qua sotto, o con la chiusura qua sotto, che sono due scenari molto tranquilli, tra l'altro, molto cioè non ci vuole particolare continuità nell'osservazione del grafico, perché di fatto io sto facendo una posizione che è quasi accumulativa, ecco. Altrimenti, se andiamo a fare la continuazione ribassista, cosa che stiamo lasciando per ultima come ipotesi, abbiamo la possibilità di andare a vedere, beh, innanzitutto questo, per chi vuole fare posizioni anticipatrici, è una possibile area dove l'offerta si dovrebbe far vedere. Se non si fa vedere, vuol dire che diventa più probabile lo scenario bullish. Io ho giocato d'anticipo con la mia copertura short. Altrimenti, se andiamo a fare il lower low da qui e andiamo a perdere il nostro range, quello è un po' la prova finale, no, del fatto che comunque la struttura è invertita, perché questo diventa un piccolo storno e facciamo poi un lower high lower low di fatto, quindi la struttura, ripeto, si inverte. Quindi si può andare a cercare poi in seguito su quest'area, che diventa un pool di offerta, un eventuale long più short più speculativo, che in quel caso lì ci sta di più, anche nudo volendo, ma speculativo, perché il macro rimane comunque bullish. Però in ogni caso abbiamo già delle prove più forti, non è un'anticipazione come questa, ma abbiamo già il lower high e il lower low, che sono comunque una prova più forte di una prima perdita di supporto. Questo è Bitcoin, che dire, non mi sembra ci sia altro da aggiungere. Sulle alt, invece, che in questo periodo non stanno neanche performando malaccio, vabbè, la dominance è sempre in lateralità, quindi nulla di nuovo all'orizzonte, stiamo lateralizzando e dovremo un po' vedere poi, prima o poi, se decide di andare a prendersi il supporto, a perdere il supporto, a prendersi la resistenza. In tal caso potremo capire se vale la pena esporsi di nuovo, oppure se conviene lasciare perdere del tutto. Poi andiamo a dare un'occhiata a Ethereum, sul quale io ho la mia altra posizione long da pazzo furioso, che al momento è dentro, perché lo stop loss ce l'ho qua sotto i minimi, l'avevo accumulata un po' in questa zona e al momento ci stiamo gravitando al suo interno. Di sicuro, se non l'avessi aperta, non l'aprirei adesso la posizione long, perché ha fatto questa punta orribile che è un falso break da manuale proprio, e quindi non è proprio il miglior momento per lui. Poi cos'altro c'è di interessante? Alfa, a tal proposito, allora io oggi l'ho condivisa anche su Telegram, perché qualora
dovessimo andarci a riprendere i 3750 sat, visto che comunque i fondamentali ci sono su Alfa, adesso lo sbarco su BSC farà il suo, io mi immagino porterà una bella fetta di liquidità ad Alfa, e pertanto, ripeto, il reclaim di quest'area dei 3750, chiusura da queste parti e reclaim della della liquidità che si trova qua sopra, la prendiamo e poi chiudiamo qua sopra, significa che si può andare ad azzardare il long su tutta quest'area. Come mai così grande? Allora, beh, la parte sopra non serve giustificarla perché è tra la chiusura qua in alto e la shadow che si trova qui al top. La parte sotto invece la giustifico così, vedete? Noi abbiamo in questa area un primo pool di domanda che si trova qui. Poi c'è stato questo movimento un po' anomalo, se vogliamo, e poi un ritracciamento, un rientro appunto nel range. Quindi parte di questo movimento, secondo me, funge un po' da pool di domanda e quindi io lo sono andato a integrare nell'eventuale entry, ecco, come se fosse una cosa del genere. Anche qui poi si presta bene per uno stop loss sotto i minimi, chiusura sotto i minimi, senza particolari pensieri e senza essere troppo aggressiva come posizione. Però, ripeto, bisogna aspettare la chiusura quassù. Allora, il nostro pump in diretta come procede? Come procede? Procede bene, direi. Mamma mia, starei qui. Poi queste sono quelle situazioni in cui io mi ipnotizzo davanti al grafico, a volte succede, mi metto lì, lo guardo e continuo a guardarlo che sale, cioè è veramente una cosa dannosissima da non fare mai assolutamente, soprattutto se uno fa trading intraday, cioè viene da stare lì davanti al grafico, fissarlo e dire ma adesso cosa è successo? Ma adesso è risalito, è sceso? Ma e ogni volta che fa uno 0,1%, uno dice pump, dump, dannosissimo, assolutamente dannosissimo. Quando vedete questi sintomi, chiudete i grafici, assolutamente. Allora, dunque, guardavo le ultime domande che ci sono. Che strumento finanziario usi per le coperture short future a scadenza? Il più in là possibile, di solito, soprattutto se è la copertura a lungo termine. Poi vediamo. Dunque, giusto per fillare tutto lo short di Luca, si è fermato proprio in cima al cluster che ha tracciato. Esatto, giusto per fillarmi tutto lo short e poi pompare, chiaramente. No, vediamo. Il cluster alla fine è semplicemente tracciato su questa candela, ok? Che è il primo di fatto cluster di prezzo rilevante. Adesso c'è da vedere come lo approcciamo, davvero. Ma il fatto che c'è una candela con una lower shadow così lunga e anche ieri fa vedere che la domanda comunque è intenzionata a tenere botta, cioè non credo che gliela darà vinta facile all'offerta. Sarà una bella battaglia. Infatti, ripeto, fossi stato flat non avrei aperto lo short. Questa è una cosa a cui tengo a sottolineare, perché a volte mi dite oh, ma te sei pazzo, cosa shorti adesso che è in bull market pieno. Ragione, assolutamente, però tu immagina che adesso ho fatto un piccolo take profit sull'intera mia posizione in Bitcoin, che è una posizione abbastanza grossa, che detengo comunque pressoché sempre, che ribilancio mensilmente, quindi è gestita veramente tanto, e quando vedo un segnale di possibile inversione, anche se remota, perché questo è il più remoto che c'è, cioè un primissimo segnale di inversione, non trascurabile, perché abbiamo perso il cluster, abbiamo fatto un falso break, quindi non è proprio trascurabile, però ovviamente non è sufficiente per giustificare uno short di chi non ha comunque una posizione net long, cioè uno short nudo, uno short scoperto, sarebbe molto molto rischioso. Ecco, vabbè, niente, non voglio ripetermi troppo, però secondo me è importante capire queste cose, altrimenti c'è il rischio di fraintendimento, e l'ultima cosa che voglio, e spero che non accada mai, è che qualcuno prenda le cose che faccio io e le faccia decontestualizzate, quindi contestualizzate sulla sua strategia e la sua posizione. Le mie posizioni sono mie posizioni, col mio concetto di rischio, la mia esposizione al rischio e la mia strategia, quindi se le prendete, le scorporate dalla mia strategia e le copiate, fate solo danni. Quindi, al di là del non è un consiglio finanziario, è tutta la solita filastrocca che spero ormai lo sappiate, che quello che dico è finalizzato soltanto a mostrarvi quello che faccio io e spiegarvi il perché, che secondo me è la cosa migliore per far imparare
fare qualcosa, ma per dare la consapevolezza poi a chi c'è dall'altra parte, a voi, di fare una vostra strategia, una vostra riflessione e agire poi con la vostra testa. Basta. Vi ho annoiato a morte, vi faccio un saluto. Noi ci vediamo questo venerdì alle ore 18, sempre sul pezzo e sempre con l'intro super trash, quindi non mancate. Buona serata e alla prossima!